Le prime notizie di sabato 16 dicembre. Sei medici, di cui 5 in servizio all'ospedale di Gallipoli, sono indagati per la morte di una neonata di 30 giorni avvenuta al Bambin Gesù di Roma, dove era stata trasportata con un volo militare. La piccola era nata nell'ospedale di Gallipoli, ma poche ore dopo era stata ricoverata d'urgenza al Fazi di Lecce per un'infezione da strafilococco con arresto cardiaco. Da qui il trasferimento a Roma e la morte. La famiglia ha presentato denuncia. Nessuno sconto di pena per Pietro Dimitri, il 76enne di Manduria, che 2 anni fa uccise la moglie Giuseppa Di Noi, di 71 anni, con 55 coltellate perché non cucinava per lui e non gli dava i soldi per le scommesse. I giudici di secondo grado hanno confermato l'ergastolo nonostante la procura generale avesse richiesto una pena più mite, 24 anni di carcere. Una coppia rom di circa 70 anni è stata aggredita ieri mattina in via Caldarola, a Bari, al quartiere Japigia. I due sono stati circondati da alcune persone in scooter mentre percorrevano il ponte che dal campo rom porta al polivalente. I malviventi, con il calcio di una pistola, li hanno colpiti diverse volte alla testa, rapinandoli di pochi spiccioli. Oltre 500 giovani sono stati controllati a Bari in 2 giorni dalla polizia. Nel capoluogo regionale, così come in altre 13 province italiane, è scattata un'operazione contro le baby gang. Controllate le aree in cui recentemente sono avvenute aggressioni: Parco Rossani, Parco 2 Giugno, Piazza Umberto e la Città Vecchia. E proprio a Bari Vecchia è stato scoperto un nascondiglio con 145 grammi di cocaina e 450 di hashish. Avrebbero aggiustato i voti negativi rimediati in inglese e matematica violando il registro elettronico della scuola. 3 studenti tarantini, una ragazza e 2 ragazzi, sono indagati dalla procura minorile. Inevitabili i provvedimenti disciplinari anche a scuola. All'aeroporto Karol Wojtyła di Bari, per la prima volta, i bagni saranno gender neutral. Saranno accessibili e aperti a tutti, per non creare disagi a chi non si riconosce nel binarismo uomo-donna. È la prima volta che un'istituzione pugliese si dota di bagni gender neutral. Prosegue in Puglia la sperimentazione di IT Alert, il sistema di SMS che avvisa in caso di gravi emergenze. Martedì prossimo alle 12 a Brindisi verrà simulato un incidente nello stabilimento Lion del Basel e i cellulari delle persone presenti in un raggio di 2 km saranno raggiunti dall'IT Alert. Il testo dell'SMS, che sarà accompagnato da un suono, spiegherà che si tratta di un test. Stella Falzone è la nuova direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Archeologa, staff scientist dell'Accademia delle Scienze di Vienna, ha già diretto numerosi progetti di valorizzazione, scavo archeologico e musealizzazione. Carlo Molfetta, mesagnese, campione olimpico di Taekwondo, è il nuovo direttore generale del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Molfetta, dal 2017 team manager della Nazionale Italiana di Taekwondo, è stato nominato ieri dal presidente del comitato Massimo Ferrarese su indicazione del ministro dello sport Andrea Abodi. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a lunedì mattina.